Grazie a Dad e a Joanna. Grazie a tutti, grazie a Giorgio, a Iran, a Daniela. E allora iniziamo un attimo con una suggestione. La parola Halom in ebraico, sogno. Il verbo Het, Lame, Mem sono le stesse lettere di Lechem. Qui è la parola milachma, guerra. Ogni guerra che l'uomo fa, la fa per il suo pane e per i suoi sogni. Ognuno ha un sogno, un cassetto, per cui deve in qualche modo essere pronto a fare la guerra. Ma no, se io credo in un sogno, devo guerreggiare per realizzare questo sogno. Pensate a tutta la storia del sionismo di Teodoro Herzl, che dice: se vorrete, questo non sarà un sogno, non sarà una leggenda. Poi è interessante che Teodoro Herzl abitava a Vienna, nello stabile di fronte alla casa di Freud. A pensare a chi abitava a Vienna? Teodoro Herzl. Pensate se Teodoro Herzl fosse andato a parlare di questo suo sogno, cioè mi sta a fare, no? Che cosa? Va bene, ma ospedale psichiatra. Che cosa? Te sarebbe uscito, anche se invece Freud appoggerà il sogno sionista, non è affatto religioso, però fate le conferenze sul sionismo in appoggio. Però le radici, le lettere della parola Halom fanno anche la parola che in ebraico significa mahal, che significa condonare. Mahal. Condonare. Perdonare. Che pure è il giorno della mirhila. Ora, cosa ci ricorda di tutte queste cose? Che il sogno è per noi un po' di tutto questo, di tutti questi concetti che abbiamo espresso, perché il sogno ci rivela non solo la fantasia, ma ci rivela un bisogno concreto, ci rivela il pane, ci rivela la materialità, la concretezza. Il sogno è definito nel Talmud un sessantismo della profezia. Che vuol dire questa cosa? Il sessantesimo è un'unità di misura per darci l'idea che esistono delle situazioni che sono un simbolo in piccolo di qualcosa di più grande. Per esempio, prendono Shabbat è un sessantesimo dell'era messianica, dove noi nello Shabbat non godiamo l'era messianica, ne godiamo, ne subodoriamo una parte, ne assaggiamo, come se ci addentrassimo in parte in quella che sarà la pace dell'era messianica. Il sonno, sessantesimo della morte, no? Perché dormire significa in qualche modo perdere la coscienza, no? La vigilia, quindi ci somiglia un po' alla morte, di cui però è un sessantesimo. Il sogno è un sessantesimo, è una profezia, non è una vera e propria profezia, è una parte di profezia, perché nella Bibbia ci sono dei sogni profetici che rivelano
questo piatolo con cui deve lottare, con cui deve fare chi sono, sono quello che inganno mio padre, mio fratello, sono figlio prediletto di mia mamma, pomoccioso, no? O sono invece il capo stipide di una grande nazione. Allora, la prima notte che esce dalla casa materna fa questo grande sogno. Sogno che a cui scala, tocca le radici, affonda le radici in terra e in cima tocca il cielo, come questo ande che viene, di angeli che fanno su e giù, che va a questo sogno. Ora Giacobbe capisce che l'ebraismo è una dialettica, un confronto inesauribile. Giuseppe, secondo il Talmud, non aveva colpa.
cosa vuol dire? Mette insieme, raccontare i suoi giorni, indiscriminatamente, che fa dire il tempo dei giorni, non bisogna raccontarti a tutti, bisogna raccontarti solo alle persone che ti vogliono bene, che sono una cosa molto soggettiva, secondo i psicanalisti, è la cosa più soggettiva che abbiamo, più intima che abbiamo, per cui non bisogna dirgli a tutti, come ha fatto Giuseppe, bisogna dirgli alle persone più care. La disputa vera tra Giuseppe e Giuda è l'interpretazione del sogno del padre. Giuseppe vede la scala tutta dalla parte del cielo, vede solo vedere solo le radici. Dio Giuseppe, se uno non è radicato bene con i piedi per terra, il cielo non ci arriva. Vuoi raggiungere il cielo? Devi essere molto radicato in terra. Questo è un grande insegnamento bello, no? La psicanalisi, la Kabbalah, sono tutte scienze molto seduttive. Ma i maestri ci dicono, vuoi studiare Kabbalah? Prima devi studiare Talmud, prima devi studiare la Mishnah, prima devi studiare la Torah, devi avere le radici ben fondate, se no ti perdi nelle nuvole, ok? Se no, come ci insegnano i psicanalisti, diventi un psicanalista selvaggio, no? Che fai giochi con l'inconscio degli altri. Ora, il sogno non solo è una profezia, ma lo Zohar, già prima degli psicanalisti, dice una cosa molto analoga a quello che dirà Freud, Jung. Il sogno è una lastra, una radiografia dell'anima. Se tu ti sei fatto male, un braccio e non sai che è successo, no? Tu hai fatti una lastra, una radiografia che ti dice questo braccio ti sei slogato, questo muscolo, tu vuoi sapere cosa c'è della tua anima, il sogno è la radiografia della tua anima, ti dice quello che tu provi dentro te stesso. Tanto è che nel 1600 un certo Al-Muli, Rav Al-Muli, spagnolo, scrive un testo tutto sul sogno, basandosi su quello che dice lo Zohar, di cui si hanno prove che Freud avrà studiato questo testo molto approfonditamente. Di Rav Al-Muli. Per capire la tecnica di come si interpreta un sogno. E soprattutto nel sesto capitolo, Rav Al-Muli si concentra su una cosa che è detta nel Talmud, che è una cosa che detta così sembra molto banale, invece è molto profonda. Il Talmud dedica quattro pagine intere, pagine, cioè formare da foglio a foglio blu, nel trattato di Beirut, delle benedizioni, sui sogni, su chi sogna questo, si avvererà questo, si avvererà quel tanto. E a un certo punto Talmud dice, i sogni seguono la bocca. Cioè Talmud dice due frasi molto interessanti. I sogni seguono la bocca. La prima frase è quello che dà il titolo a questa serata, che dice un sogno non interpretato è come una lente che non è mai stata aperta. Cioè i sogni sono la chiave di rivelazione, per cui ti invitano a indagare, ad aprire. Tanto è che i psicanalisti
sogniamo è un cibo di rimozione che non vogliamo prendere coscienza di quella cosa. Shabbat abbiamo letto l'incontro del faraone con Giuseppe, no? Che si conoscono, perché il faraone non soddisfatto dalla spiegazione dei maghi d'Egitto sui sogni manda a chiamare Giuseppe. È un confronto tra due culture. Se voi vedete quello che dicono i maghi interpretando il sogno sono tutti concentrati sulla personalità del faraone. Tutti gli sposi, tutti diventi ricco, tutti diventi importanti, tutti molto autoreferenziali. L'interpretazione da Giuseppe è un'interpretazione collettiva. L'Egitto aveva 7 anni di abbondanza, 7 anni di carestia. Cioè l'interpretazione di Giuseppe è un'interpretazione legata alla collettività, non alla persona. Qual è la differenza che Giuseppe interpreta? Gli hai fatto un sogno, bisogna interpretarlo subito. Ma io vado alla lettera, bisogna vedere la lettera e capirla. La dove invece che dice il faraone? Che da un sogno si riaddormenta, fa un secondo sogno, come a dire, ci sono due reazioni ai sogni, cioè chi soltanto vuole prendere coscienza e si riaddormenta, c'è chi invece vuole interpretarli subito come faccio sempre. Allora gli vuol dire l'altra cosa che dice il Talmud, i sogni vanno dietro alla che il significato di un sogno non è mai assoluto. Da voce volta a quella pagina di gente che va da un grande paese che si chiama Rabbi Benah, che è un grande interprete dei sogni, che di ogni sogno dava 24 interpretazioni diverse a seconda di che cosa e ragione di come tu raccontavi il sogno. Vuol dire che il sogno segue l'interpretazione che tu ne dai, no? Questa è veramente una chiave psicanalitica ante l'idea, dove non è tanto importante quello che tu sogni, ma quanto quello che tu racconti al tuo psicanalista di ciò che hai sognato, no? Perché soprattutto laddove tu te lasci il racconto, e dice lo psicanalista, ma no, quello non è importante, quell'elemento diventa la cosa fondamentale per capire cosa si muove dentro di te. Il Talmud ci ha detto questa cosa, che il sogno segue la bocca, vuol dire la cosa essenziale, è il modo con cui tu racconti, interpreti il sogno. Allora, abbiamo fatto qualche anno fa con alcuni amici un libretto privato fatto in occasione di un bar mitzvah. Qui abbiamo scritto un po' di amici, un po' di cose. Voglio leggervi una cosa. Allora, è noto il diritto talmudico, trattato di cosa per cui tutti i sogni seguono la bocca dell'interprete, nel senso che si adattano e vengono quasi plasmati dall'interpretazione e dalla prospettiva soggettiva dell'interprete. Infatti spesso chi fa l'analisi molto probabilmente dei sogni freudiani, se fate un freudiano, chi fa l'analisi junghiana, farà dei sogni junghiani, ci si adatta in fondo al proprio analista, ma al di là del tuo dossier e tese alla hot psicoanalitica. L'esperienza psicoterapeutica ci porta sempre più a considerare la peculiarità.
tutti i dizionari dei sogni, i metodi interpretativi fissi, standardizzati, vanno ridimensionati e relativizzati, vuol dire tutto è relativo in ragione di chi fa il sogno e di come racconta il sogno, questo è fondamentale. Ora, i maestri della Halakha prevedono anche delle cerimonie per chi è molto turbato da un sogno, una persona che è molto angosciata per ciò che ha sognato, no? Che ha paura che questo sogno sia premonitore di brutti paesaggi, no? Può andare da tre persone a cui si racconta il sogno. Persone colte. Questo dove è scritto? Testa lunga. E si compie una cerimonia che si chiama l'Atavat Halom. Rendere bello il sogno. Quella persona dopo che ha raccontato il suo sogno interagisce con delle persone che costituiscono una sorta di tribunale rabbinico che dice delle formule di augurio, di benedizione, che trasforma il sogno in bene. Che vuol dire questa cosa? Detta così, sa molto il sapore di una cosa magica, superstiziosa, no? C'è tanta gente, per esempio, a Roma, che ci sono tanti ebrei superstiziosissimi, danno molto ai sogni, spesso la mattina alla preghiera al tempio c'è la fila di gente che ha fatto questi sogni con turbanti che va dal rabbino e dice devo fare questa cerimonia. Il rabbino raduna altre due persone assieme a lui e fa questa cerimonia. Vuol dire anche qui che il sogno non deve essere lasciato così, no? Ma bisogna addirittura elaborarlo e per fare in modo che il sogno diventa un elemento di stimolo affinché tu lo positivizzi, lo rielabori, lo interpreti e ne darai un'occasione per farne un'energia. Adavat, che viene aperta la parola Tov, che vuol dire bene. Adavat Halom. Grazie. In Milano non ho mai sentito. C'è l'altro. Dai, per esempio a Noam, io l'ho vista spesso. Noam. A Noam. Abbiamo detto a Milano. Adesso, lo sputazzo. Devo tagliare adesso. Le tue origini. Il milanese è stupido. Ma c'entra qualcosa anche col digiuno invece che allora, per chi invece a colui invece non è sufficiente questa cerimonia che lo sa coltizza e gli dà energia, allora prevede che faccio un digiuno, il Tanit Halom, che è un digiuno che si fa per un sogno molto angosciante, di cui una persona si alza la mattina e dice sono molto angosciato questo sogno che ho fatto. Voglio fare un digiuno, che è sempre un modo di riflettere, di fare Shoah, di capovolgere la situazione in politica. Cosa fa? Nell'ora di Mincha si assume l'onere di fare il digiuno il giorno dopo, dall'alba al tramonto. Diventa tipo un voto di fare questo digiuno. Addirittura pensare che ci sono dei digiuni che sono spostati, che non possono coincidere con lo Shabbat, per esempio, addirittura.
solo chi è puro può coincidere con lo sciampano. Si avvertisce a bere, come è successo ogni tanto, quando il nome di Africa degli sciampano il digiuno è spostato da 10 di Alba alla domenica. Non così è per il digiuno, non sogno controbante. Se uno riuscite di fare digiuno che ha fatto un sogno brutto, può fare questo digiuno di Shabbat. Perché questo? Perché i maestri del Talmud considerano questa cosa come una situazione di pikuach nefesh, come tu hai l'obbligo di salvare una vita umana e trascattire il Shabbat per salvarla. Un sogno angosciante può rovinarti la salute psicofisica di Shabbat. Tu hai l'obbligo di rassegnarti di Shabbat. Questo digiuno può aiutarti a passare lo Shabbat in modo più sereno. Quindi di Shabbat è permesso fare questo dentro. Questo per dirci noi bene quanto la tradizione ebraica prende i sogni molto sul serio. Cioè da ai sogni da grande importanza. Con i sogni non si scherza. Tanto è che c'è anche che a Parigi, che nel momento il Cohen fa la perla davanti alla conacola, fanno una preghiera affinché riceva un bel sogno, un sogno positivo. Questo insomma ce la dice lunga sull'importanza dei sogni, no? Bene. Grazie per le illuminazioni. Questa è una serata sui sogni, perché questo è un periodo particolare dell'anno per i sogni, sappiamo, lo studiamo nelle, perché leggiamo le parashot sui sogni proprio tra Kislev, il mese di Kislev e Tevet, che è appena iniziato. Addirittura uno dei testi cabalistici fondamentali della nostra tradizione, Sefer Yetzirah, collega il mese di Kislev, che è appena passato, con il senso del sognare, cioè ogni mese è legato a un senso diverso, e cioè a una facoltà di espressione del nostro. Sappiamo ormai, tutti quanti abbiamo acquisito il concetto che il sogno rappresenta anche l'espressione del nostro inconscio, ma in realtà nella tradizione ebraica il sogno rappresenta l'espressione dei diversi livelli della nostra anima, tanto che, visto che noi siamo stati fatti e creati a immagine e somiglianza di Dio, diciamo che il primo aver cominciato a sognare è stato a Kadosh Baruch Hu. Cioè in tutte le nostre espressioni anche Dio sogna. Allora bisogna capire esattamente che cos'è questo sogno di Dio, e probabilmente è collegato a questo mese, a Kislev, la cui festa è Hanukkah. Hanukkah succede una cosa un po' particolare. Noi quando facciamo un'attività diretta, una nostra azione, tipo mangiamo qualcosa, facciamo una berachah, no? Che è legata a una nostra azione specifica. L'unica eccezione è il fatto che durante la festa di Hanukkah, quando ci si trova di fronte a una menorah, cioè noi di solito accendiamo la Hanukkah e facciamo la nostra berachah e poi si accende. Tranne che se una persona non ha ancora acceso la Hanukkah, quello che deve fare è che se si trova a camminare ed è già buio, è già iniziato il giorno, vede già una Hanukkah accesa, deve dire la berachah. E questa è una cosa molto strana e particolare. Perché la festa di Hanukkah, queste luci che noi creiamo nel momento in cui l'anno è al massimo della tenebra, ci dice qualche cosa su chi ha creato la luce alle tenebre, o meglio, le tenebre e le luci.
un progetto che sta dietro a questo, cioè sostanzialmente sarebbe il sogno di Dio. C'è un grande maestro chassidico, che era Lischwitzer, che ha detto che noi dobbiamo vivere e concepire la vita come se fosse un sogno, e quindi, seguendo Yosef HaTzadik, cioè l'unico nostro progenitore ebreo chiamato Tzadik, e dobbiamo interpretare, quindi la vita va interpretata come un sogno, perché la vita è un sogno, la nostra vita, l'universo, lo spazio-tempo, possiamo dire con un linguaggio moderno, scientifico, lo spazio-tempo è il luogo del sogno, e questo sogno, ma di chi è questo sogno? Di chi l'ha creato, che ha messo un progetto in questo sogno. E quindi i nostri sogni sono così importanti per la tradizione ebraica perché rappresentano il progetto di ognuno di noi e il progetto collettivo che alla fine si rifà al sogno di HaKadosh Baruch Hu. E per quale ragione dobbiamo dire questa Berachah? Perché nel momento in cui noi diciamo la Berachah, ci colleghiamo alla Berachah, che cos'è? Posso anche parlare magari... Cellulare. Troppo vicino. Troppo così, lo tengo così magari. No, sì, no, troppo vicino. Troppo vicino alla cassa. Beh, magari spegniamo la cassa. Allora, qual è il progetto che sta dietro? Qual è il sogno di HaKadosh Baruch Hu? Beh, è un sogno di collegamento, no? Noi con la Berachah, con le Berachot ci colleghiamo, no? Con il progetto di Dio, con il fatto che se creiamo qualche cosa che deve essere mangiato, dobbiamo fare una Berachah, cioè collegare questo evento, il fatto di mangiare qualche cosa con la Kadosh Baruch Hu. Qualsiasi evento è esattamente la stessa cosa, cioè collegarci a un progetto. Il progetto è il legame ed è sostanzialmente, in una parola sola, la fratellanza tra gli esseri umani, cioè il sogno di Dio. Sostanzialmente che noi attraverso la nostra azione creiamo dei collegamenti con gli altri, con chi accende una luce, e non importa se lo conosciamo perché siamo tutti connessi a questo progetto. E per essere connessi a questo progetto ci dobbiamo naturalmente ritirare il nostro senso conscio, appunto, la nostra consapevolezza di essere separati, il nostro senso di identità, che è solo una parte della nostra mente, perché noi sappiamo che la parte inconscia è la parte fondamentale, perché addirittura regola e conosce ciò che succede dentro di noi, regola le nostre viscere, il battito del nostro cuore, come conosce ogni piccolo spasmo. Naturalmente noi non la registriamo perché altrimenti non avremo l'attenzione per svolgere la nostra vita. E tutta quella parte è quella che si collega con il tutto. Ed è una parte quindi non solo estremamente delicata, ma è quella che ci permette di vivere. E ci permette di vivere a diversi livelli. Voi sapete che abbiamo, secondo la nostra tradizione, diversi modi per chiamare l'anima. In realtà abbiamo diversi livelli di anima. Una di queste è la più basilare, la più animale, il nefesh, quello che hanno anche l'anima animale, è legata agli istinti che hanno anche gli animali. Delle ricerche sono state fatte ormai parecchi anni fa sugli animali, e voi sapete che questa è una cosa che si sapeva sino a 5 anni fa, è stata una cosa che è stata smentita spesso. Cioè, sino a 5 anni fa, l'attività, elettromagnetica del cervello, che si registra attraverso l'elettroencefalogramma, rilevava, le onde sostanzialmente, che le onde elettromagnetiche che il nostro cervello produce, sono diverse in stato quando siamo svegli e quando dormiamo. E durante una fase particolare chiamata di REM, cioè in cui noi facciamo dei movimenti rapidi degli occhi, sono i momenti in cui noi sogniamo. Questo era quello che sino a 5 anni fa si credeva, cioè che durante quei momenti, quando c'è un sogno, c'è questa attività. In realtà non è così, perché sono anche dei sogni che adesso sappiamo, e poi ne parleremo se avremo tempo più avanti, sono dei sogni che sono sogni diversi, che invece avvengono in una fase non REM. Comunque, hanno fatto degli esperimenti con dei mammiferi, che quindi hanno, dal punto di vista nella tradizione ebraica, hanno un'anima, un nefesh. Hanno fatto degli esperimenti in cui svegliavano gli animali nel momento in cui iniziava il sonno REM, cioè impedivano agli animali di sognare sostanzialmente. Gli animali, ed erano gatti, principalmente, l'ho fatto sui gatti, mi sembra. I gatti a un certo momento si stressavano così tanto che arrivavano quasi a suicidarsi.
E questo naturalmente sappiamo succede anche all'essere umano. L'essere umano, una delle tecniche anche di tortura, di deprivazione sensoriale, è quella di deprivare una persona dei propri sogni. E noi siamo dei sognatori, noi ebrei siamo comunque dei sognatori, viviamo dei nostri sogni, perché ci colleghiamo al sogno di Dio, che è quello appunto di creare un mondo di fratellanza dove le connessioni tra persone, cose, tra passato e presente, dove tutto venga connesso nello spazio e nel tempo attraverso la costruzione, no, di un'armonia, perché noi abbiamo questa visione appunto di Mashiach, che è un'armonia che in realtà ognuno può definire, anzi nessuno si mette a definire perché è indefinibile, è un'armonia cosmica. E noi continuiamo a sognare questo. Appunto, se non avessero sognato i nostri padri, appunto, continuamente, di costruire un qualche cosa, un futuro, in una terra particolare, questa terra non sarebbe, non saremmo tornati a questa terra. Infatti a Shabbat noi cantiamo Shira Malot, no, prima della Birkat Hamazon, no, in cui diciamo che quando Dio ci ha fatto tornare a Zion, eravamo come dei sognatori, Ainu Kehormin, eravamo come dei sognatori. Perché siamo dei sognatori, dobbiamo essere quindi dei sognatori. Essere sognatori è così fondamentale che anche la cosa fondamentale a Shabbat, che è appunto quello di mangiare, di fare, eccetera, nel momento in cui un sogno fallisce, un sogno non viene espresso bene, a quel punto bisogna concentrarsi sul sogno, perché è il sogno che fa lo Shabbat. Lo Shabbat è il sogno, appunto, un sessantesimo dell'epoca messianica. Quindi sognare è una facoltà fondamentale in cui ci si deve educare. E chi è il grande educatore? Sono i tzadikim, che rappresentano il fondamento del nostro popolo e il fondamento anche di quello che siamo noi. C'è una parte fondamentale, possiamo essere più o meno chachamim, persone di giustizia, eccetera, ma quello che viene chiamato in linguaggio ebraico gli yisod, il fondamento dell'essere tzadik, è incarnato da Yosef, che è quello che tutto sommato prende su di sé la responsabilità di tutti gli altri di andare giù in Mizraim, perché si doveva andare giù in Mizraim, c'era poco da fare, questo era stato detto anche a Abramo Avino. Tra l'altro in un momento in cui Abramo Avino anche era stato messo in quello che viene chiamato uno stato particolare di sonno, che la Torah chiama Tardema, che è stato lo stato di sonno in cui è stato anche separato Adamo in due, nella parte maschile e femminile, ok? Quindi sono tutte situazioni in cui sostanzialmente la creatività, la nostra creatività viene non solo equiparata, ma noi diventiamo la realizzazione del sogno di HaKadosh Baruch Hu. E quindi dobbiamo continuare a sognare. E noi cominciamo a sognare, tutto sommato, quelli che sognano di più sono i bambini, i neonati, no? E non è un caso che i neonati nascono e tendono ad avere sempre gli occhi chiusi, no? Questa cosa degli occhi, il chiudere gli occhi del sonno, è molto importante, perché negli occhi noi abbiamo la percezione del mondo e che crediamo che sia. In realtà la percezione degli occhi è semplicemente una produzione della nostra mente, ma il mondo che vediamo è semplicemente una sorta di velo, cioè di maschera che nasconde ciò che è nascosto. E lo sappiamo anche studiando la scienza, anche la materia. La materia è tutto un buio, che è un buio, è un vuoto al 99,9%, dove delle particelle di luce, se andiamo a vedere nella materia più piccola, dove le particelle di luce, la velocità della luce, appunto, quindi le particelle che hanno, quindi sono assolutamente sottili, si muovono, ma la realtà dal punto di vista della fisica è questa. Questa realtà noi però dobbiamo dare una direzione, e quindi ai nostri sogni dobbiamo dare una direzione, perché i sogni rappresentano comunque l'energia. L'energia non ha qualità. Spesso anche chi si appassiona anche spesso anche di medicine, energetico, altro, ok, tende a avere un atteggiamento un po' mistico, parla di energie negative, energie positive. In realtà sono le energie negative, come il male e il bene, siccome il mondo, l'universo è stato creato da Kadosh Baruch Hu, il male e il bene, il male è semplicemente un'energia malposta, no? Esattamente come quando vediamo, insomma, parliamo delle sostanze che esistono, che produce la natura, no? Allora, le droghe cosa sono? Sono semplicemente le sostanze di cui si abusa, e uno può abusare di tutto. L'energia di cui abusi, quella è il male. Ma tutte le potenzialità di espressione della natura è nostra,
sono potenzialmente buone, però dobbiamo dare una direzione, dobbiamo dare una sorta di inseminazione. È interessante perché la parola Shalom poi è legata alla radice, appunto, questa radice, queste tre di cui parlava Rav della Rocca prima, cioè la Chet, la Lame e la Mem, sono radice della parola Machala, che vuol dire malattia, ma anche della parola Achlama, che vuol dire guarigione. E qui torniamo esattamente a questo concetto fondamentale. La malattia è la premessa della guarigione. Interessante che la parola anche cholè, perché in ogni radice ebraica le prime due lettere, le radici generalmente sono di tre lettere, le prime due lettere rappresentano l'essenza, quindi la chet e la lamed rappresentano un'essenza fondamentale del sogno, ed è la stessa cholè che è l'essenza della parola cholè, malato, malattia, poi appunto machalà. Chol anche di giorno non kodesh, diciamo, di giorno feriale, e il chol quindi rappresenta sostanzialmente anche poi chilul Hashem, la profanazione, appunto, il profanare, che è esattamente il contrario del santificare, no? Però questa radice lo stesso contiene un nucleo che porta alla santificazione. Noi dobbiamo vivere i giorni sostanzialmente feriali per poter apprezzare il Shabbat, dobbiamo lavorare su questo. Il sogno è esattamente questo: quando sogniamo delle robe allucinanti, paradossali, delle schifezze incredibili, delle robe che esistono e che si contraddicono, perché quella è la materia, quello è il caos. Interessante perché la parola ancora Shalom viene, questa è una l'interpretazione che qui ha parlato Rav Hirsch, dalla parola Helmon, che è il tuorlo d'uovo. Helmon è l'embrione sostanzialmente. E che cos'è il tuorlo d'uovo? È una vita che non è ancora vita, una vita in potenza, un qualcosa di assolutamente indefinito, caotico, da cui, diciamo, poi arriverà un pulcino, ma il pulcino nella sua forma fatalica, diciamo, nella sua forma armonica, non la puoi intuire dal tuorlo, cioè non puoi arrivarci, no? Eppure esattamente questo, quindi nel sogno c'è il segreto di, come dire, riscattare, estrarre dal caos l'ordine e l'armonia. E questo a tutti i livelli, quindi dobbiamo sognare. E questa cosa ci viene un po' naturale, purtroppo veniamo un po' condizionati, appunto i bambini che appena nascono sono lì che hanno sempre gli occhi chiusi, poi ci piace magari poi scuotere un po' per vedere che occhi belli hanno, però io è come se dicessero non svegliatevi, non rompete le palle, fatevi continuare a sognare, perché questo è lo stato naturale, questo vuol dire veramente connettersi con la Kadosh Baruch Hu. E poi ci si risveglia, però bisogna sempre dormire. Abbiamo visto una necessità anche fisiologica fondamentale. È interessante perché il Talmud parla del sogno e dice che il sogno è legato a una facoltà, a una nostra facoltà di pensiero particolare, che si chiama Hirur de Yomah, cioè che è una espressione Hirur de Yomah, cioè che è un'espressione un po' anche ambigua, vuol dire Hirur è, possiamo tradurlo come pensiero, ci sono diverse forme di pensiero nella lingua ebraica. Hirur è una forma di pensiero, la radice viene dalla radice Hara, da cui viene parlato la radice Hara. Hara vuol dire concepimento, infatti l'essere incinta è legata a questa radice verbale dell'essere incinta, vuol dire anche far fruttare un seme, quindi è la lettera Hei, Resh Hei, da cui viene Hor, da cui viene la parola Horim, genitori, da cui viene la parola Torah, insegnamento. Cioè, e quello sostanzialmente anche qui, vedete, di dare un'inseminazione creativa, di dare una direzione, e quindi il pensiero che sta alla base del Chalom, del sogno, è il Hirur Alev, quindi del... Questo secondo l'interpretazione di Rav Tzadok HaKohen, che interpreta questa Hirur de Yomah, cioè il pensiero del giorno, cioè giornaliero quotidiano, come il pensiero del cuore. E lui dice, perché c'è una differenza particolare con quello che noi chiamiamo pensiero in linguaggio corrente, che è la machshava, la choshev, mi choshev, no? Hirur è pensiero? Hirur è una forma di pensiero. E poi c'è il pensare, o meglio, hirur è il pensiero del cuore, hirur alev. E poi c'è la machshava, che invece è il pensiero della testa. E sono due cose totalmente diverse. Il pensiero della testa
è il pensiero che cambia continuamente, sono cose che noi pensiamo, qua adesso vedo Ilan, poi vedo il tuo telefonino, e questo è il nostro mashallah, è il pensiero frammentato. E poi c'è invece un pensiero legato al cuore che batte continuamente, che è il pensiero della costanza. Cioè esistono dei pensieri sfuggenti, cioè oggi penso, adesso pensa questo, dopo pensa quello, poi ci sono dei pensieri che invece contraddistinguono la nostra vita personale, il nostro cuore. E il cuore che cos'è? Il coordinatore delle emozioni. Questo tra l'altro anche nella medicina cinese è esattamente questo, cioè il cuore coordina le emozioni. Allora noi abbiamo le emozioni che danno, e infatti anche noi ci possiamo, interagiamo nelle nostre attività di pensiero naturale, possiamo avere delle emozioni diverse durante una giornata, ma la coordinazione delle emozioni, quello che in realtà è legato alla realizzazione dei nostri fini, dei nostri scopi, quello è il Hirur Alert. Quindi i sogni sono legati ai nostri scopi. E infatti i sogni sono i nostri sogni, cioè dobbiamo essere tutti sognatori. Se vogliamo essere tzadikim, la formula per essere tutti un po' tzadikim, e tutti dobbiamo, come dire, puntare a essere tzadikim, è quello di essere divisionari. Yehuda, infatti, di cui parlava Raul della Rocca, qual è il problema di Yehuda? È vero che siamo Yehudim, però il problema di Yehuda è che nel momento in cui Yosef se ne va, cosa fa? Lui yarad, cioè lui scende, e ne combina di tutti i colori, giusto? Perché sposa una cananea, ha due figli tremendi, uno Onan, che poi naturalmente è anche un suo strascico, diciamo, etimologico. Comunque, due figli totalmente traviati, e per fortuna è salvato da Tamar, salvato da una donna, che lo riporta l'altro non ebrea. E anche qui rientriamo nei paradossi, no? Cioè entra in un sogno inimmaginabile, Yehuda. Yehuda sta con... E quando appunto è inconsapevole, nella totale inconsapevolezza fa la cosa giusta. E quindi noi sogniamo quando siamo totalmente inconsapevoli, perché purtroppo noi abbiamo una forza positiva, che è il nostro inconscio, che è quello che appunto regge un po' tutto quello che non ci fa, che ci permette neanche di non pensare di respirare, di far battere il cuore, eccetera. Ma è quello che spesso su cui noi interferiamo, no? Con i nostri condizionamenti, con i desideri che sono condizionati un po', quello che viene chiamato lo Yetzer'ara, che appunto è il condizionamento deviato di quello che dovrebbe essere i nostri veri desideri. E allora dobbiamo ritornare ai nostri sogni. E ricordatevi, tutti i sogni brutti, appunto, sono tutti sogni falliti. Perché il sogno, anche dal punto di vista psicologico, è un sogno che serve a arginare l'ansia, no? Cioè quando noi sogniamo, il sognare ha varie funzioni, a seconda dei vari livelli, anche in psicologia, e una di queste è quella appunto di fare in modo di poter, rispetto a tutto ciò che abbiamo ricevuto, sono stati i nostri stimoli dall'esterno, dobbiamo elaboriamo le nostre problematiche, le nostre ansie, eccetera, e una sostanza, una rielaborazione serve a calmarci, a tenerci buoni, no? Se facciamo un incubo è un sogno fallito, ed è per questo che appunto anche in quel caso conviene occuparsi di questo anche a Shabbat, è una cosa fondamentale, perché i sogni non possono fallire assolutamente, altrimenti scompariamo, cioè moriamo, ci suicidiamo, facciamo la rakiri. Per cui il sogno è la parte fondamentale, eppure adesso i sognatori non sono visti tanto bene, no? Cioè sono visti come persone che sfugano, invece sono, è la parte fondamentale, ed è quello legato alla nostra libertà di essere appunto anche diversi, perché ognuno, il sogno di ognuno, per cui noi quando vediamo quella canucchia dobbiamo, noi celebriamo il sogno dell'altro, facciamo in modo e ci colleghiamo che la persona faccia lo stesso con il nostro sogno. Il fatto di collegare le diverse luci è esattamente questo il concetto, è quello che poi è il fondamento della libertà, per questo che Hanukkah è legata al chinuch, cioè all'educazione. Ci dobbiamo educare quindi a interpretare i sogni. Il modo però in cui gli ebrei interpretano i sogni è esattamente il contrario, in cui, nonostante appunto molti ebrei, probabilmente prima, tantissimi ebrei, hanno stati fondatori e prosecutori della psicanalisi, però la psicanalisi in sé, che ha molta assonanza appunto con, è comunque una, diciamo, una pratica che proviene comunque da un'impostazione, diciamo, prettamente occidentale, positivista, poi si è trasformata, perché la psicanalisi di oggi non è come una volta, poi ci sono diverse forme di psicanalisi, pensate alla psicanalisi junghiana, che invece si fa molto al simbolo, no? Rispetto invece a quella, diciamo, freudiana, che è molto legata invece ai desideri, all'istinto sessuale, cioè a riprendere un po' il collegamento della persona che ha col mondo.
Ma quello che fa Yosef è un'interpretazione particolare. La interpretazione, come la chiama Yosef, e lui è chiamata quando parla col faraone, fa questo pitron, utilizza questo termine per dire interpretare. E il pitron è un tipo di interpretazione che non deriva dalle appunto stimolazioni, dall'esperienza dell'esterno, che una persona ha avuto una rielaborazione interna delle esperienze, e questo quindi è il sogno. C'è un livello, è un livello però piuttosto basso, in cui spesso, non so, lo riconoscono anche i nostri maestri, il fatto che, non so, se abbiamo delle esperienze, pure anche se mangiamo male, se abbiamo un'indigestione, facciamo cadere tutti i sogni. E quello è un livello, oppure se abbiamo delle situazioni di rabbia, appunto, viene sollecitata la nostra nefesh. Però ci sono altri livelli di anima che vengono sollecitati, possono essere sollecitati, fino ad arrivare al sogno profetico, naturalmente, che vuol dire sostanzialmente un messaggio da Kadosh Baruch Hu che ti arriva direttamente. Il tentativo, l'atteggiamento ebraico, diciamo, dell'interpretazione completa, diciamo, riprende anche alcune forme, diciamo che quella indiana è un po' una ripresa di queste cose, però sostanzialmente non fa tanto un movimento dall'esterno all'interno, cioè dati esterni che vengono elaborati all'interno, ma è il contrario. Ma dati, cioè, è l'interno che si porta e che realizza un qualche cosa nell'esterno. Il halom, appunto, è quello che parte da una situazione di caos, di malattia, e porta ordine e guarigione. Cioè la nostra forza interiore che permette di trasformare il mondo, non solo dentro di noi, ma anche fuori di noi. E questo è il pitron, che infatti si parla dei paturei zizim, cioè della apertura dei fiori, come uno sbocciare, no? Come se sboccia un fiore. Scusi, il pitron sollecita la nefesh? No, il pitron no, sollecita tutti i livelli dell'anima, cioè perché si possono interpretare, gli stessi sogni possono essere interpretati in molte maniere. C'è una frase nel Talmud molto interessante che dice, sempre, penso sempre Berachot, che dice che il sogno deve essere interpretato per chi lo fa, ma anche deve essere interpretato per l'interprete. E questa è un'altra novità ebraica che sfiora, in psicoterapia viene sfiorata nei processi cosiddetti transfer contro transfer, ma più nella relazione tra le persone, ma non nella relazione del sogno. Cioè, quando tu interpreti un sogno, e tutti noi possiamo interpretare, possiamo imparare la tecnica, se abbiamo l'atteggiamento giusto, se abbiamo il progetto giusto, se ci colleghiamo con la Kadosh Baruch Hu sul progetto di armonia, il sogno, nel momento in cui siamo chiamati a interpretarlo, sta dicendo qualcosa anche a noi. E quindi anche la persona deve interpretarlo. È come dire, siccome il mondo è il sogno, viviamo nel sogno, qualsiasi attività, qualsiasi cosa ci succede, noi dobbiamo interpretare la nostra Torah, come dicevano gli Schwitzer. È interessante perché un famoso testo taoista del 2500 anni fa, lo Chuang-Tzu, c'è una famosa frase che molti conosceranno, che dove Chuang-Tzu, questo maestro, dice: io ho sognato di essere una farfalla e mi sono svegliato, e però a questo punto non so se ero io che sognavo di essere una farfalla o una farfalla che sognava di essere me. E questo è il grande ribaltamento del sogno. Il positivo che diventa negativo, il negativo che diventa positivo, ma comunque è una materia, è il chelmon, è un bel tuorlo, ci puoi fare un bel ovetto strapazzato, oppure puoi tenerlo lì, aspettare, scaldarlo bene, incubarlo e farci un bel pulcino, puoi fare l'ovetto come vuoi, perché tutto è embrionale, noi viviamo nell'embrione, l'embrione è qualche cosa che devi formare e trasformare, e questo è il segreto anche della natura, delle forme che ci sono in natura, che ci può dire come da un embrione possano uscire fuori un naso, una bocca, come le cellule embrionali di una morula, quattro cellule indifferenziate, uno spermatozoo e un ovulo, si uniscono e hanno un aspetto assolutamente, pare, pre-embrionale, come possono sviluppare tutta la differenza che troviamo. E come ogni nostro momento può essere diverso dall'altro. Allora, quello che dobbiamo fare è fare in modo che ogni nostro momento sia un sogno, che noi siamo lì a interpretare, e a questo punto la nostra vita si rinnova, diventa qualcosa di veramente speciale. E questa è la Torah, nel senso dello sviluppo, il concepimento dell'embrione. E questo deve essere la nostra vita, e per questo il sogno
è fondamentale, quindi dobbiamo continuamente essere sognatori. E prima cosa, quindi, chiudere gli occhi e sognare. Addirittura, una cosa che potete magari già fare stasera, se volete, perché visto siamo noi che dobbiamo dare direzione ai nostri sogni, voi, quando dormite, non aspettate di dormire per sognare, perché poi siete persi, non li ricordate, non ve li fate interpretare, no? È difficile, uno ha altre cose da fare, no? Anzi, poi uno deve dormire, magari. Mentre dormire diventa più importante del sognare. E invece dormire serve per il sogno, è funzionale al sogno. Cominciate già a chiudere gli occhi e a sognare. È già una drascia bellissima di Rav Shlomo Carlach, molto bella, sulla accensione delle candeline delle donne, e lì c'è un'altra luce, no? Si fa questa cosa particolare, si accendono le luci e poi la donna cosa fa? Chiude gli occhi. Ma in quel momento in cui chiudi gli occhi, cosa fa? E dice una cosa molto bella. Dice, nel momento in cui la donna chiude gli occhi, sogna di essere a Shabbat. E poi a Shabbat. Cioè noi dobbiamo arrivare a sognare di essere quello che siamo, in maniera diversa. Quindi non è che è soltanto il sognare l'utopia, il futuro, quello anche va benissimo, e perché no? Cioè positivizzare proprio quello, ma pensare positivo, ok? No, noi dobbiamo vivere cominciando a sognare quello che stiamo vivendo in maniera diversa. Questa è una cosa bellissima, fantastica, che però ci impediamo di fare. Però se ce ne ricordiamo, il Shabbat ci serve anche a questo, cioè a fermarci per fare un'attività, per cominciare a sognare, il 60° del sogno, perché poi alla fine la nostra anima comunque si stacca dal corpo, come esattamente fa nel sonno, no? E moriamo, ma la morte ci deve portare già a essere esercitati al sogno, al sonno, e a quella che è la dimensione che va oltre questo mondo materiale. Posso dire una cosina? Sì. Il mio sogno è anche essere qua oggi proprio. Quando ho detto pensiamo, io gli occhi non li ho neanche chiusi, ho detto noi sono qua qui. Insieme. Cioè, siamo qui vuol dire tantissime cose, vuol dire per ognuno di noi in ogni momento, e anche quando ce lo ricorderemo magari tra un anno, sarà l'anniversario, cioè, sarà un nuovo sogno su questa cosa, è un sogno che si riversa sull'altro. E tutto questo comunque costruisce qualche cosa di estremamente... cioè, e questa è la realtà. La realtà è veramente il sogno. Beh, io avrei una domanda, se posso iniziare con le domande. Allora, come si fa a interpretare i sogni? Cioè, lei ha parlato più dei sogni di giorno, no? Dei progetti... ma invece i sogni che facciamo quando dormiamo, alla fine come si fa a capire il messaggio? Allora, appunto, l'interpretazione, diciamo, ci sono diverse tecniche a livello psicoterapeutico, però lasciamo stare quelle, stiamo qui parlando della nostra tradizione, di noi appunto non esperti, non professionisti. E il Pitron, allora, ok? Quindi bisogna essere, tra l'altro sono le stesse parole della parola Patur, no? Dell'aprire, e il porat, cioè il fiore, no? Cioè qualcosa, dobbiamo tirare fuori questa cosa dentro di noi. Cioè sostanzialmente quando a me capita, per esempio, nella mia pratica medica, che siccome appunto faccio una medicina dove appunto il cuore è considerato l'organo principale, il coordinatore dell'emozione, ma loro la parte più protetta del nostro corpo è legata al cuore, dove riposa lo spirito. Quindi molto importante quando c'è un'agitazione dello spirito, che è praticamente sempre, perché quando una persona porta la malattia bisogna indurre questa persona ad andare verso la strada della guarigione, i sogni capita che vengano, no, espressi, bisogna interpretare. La cosa fondamentale è quella proprio, come dicevamo, dell'empatia, cioè quello di legarsi esattamente come quando guardi la fanocchia di una persona, cioè quella diventa la tua. Ora, bisogna stare molto attenti perché naturalmente tu puoi mettere le tue problematiche e infilarle da quella parte, no? Quindi devi tirare fuori quel dentro che è da te, che non ha a che fare con le scorie del tuo modo di reagire rispetto al mondo.
ma deve essere un qualche cosa che si collega, come diceva Kadosh Baruch. E quindi è una sorta di svuotamento. Quello che fa Yosef, cosa dice Yosef? Dice, non sono io che interpreto, questo è Kadosh Baruch Hu che mi dice le cose. E non perché lui avesse un canale privilegiato. Lui era un Evedivri. E tra l'altro, un Evedivri che veniva da sottoterra. Appunto, perché lui è riuscito, qual è la differenza tra Yosef giovane e Yosef maturo? Cioè tra il 17enne e il 30enne. Che il 17enne racconta i sogni ai suoi fratelli, ma non interpreta. Sono i fratelli a interpretarli come? Attraverso tutta la loro invidia, tutte le loro emozioni, no? E dico, come tu ci vuoi comandare? Allora, stessa cosa anche Jacob. Non capisce bene, è confuso, no? Cosa fa? E cosa succede? Yosef va avanti e cosa finisce? Finisce in galera, giù per terra. Cioè, e lui finisce in quella scala piantata per terra che ha sognato Jacob. E quindi giù da basso. E ricomincia. E comincia semplicemente connettendosi col suo inconscio. Connettendosi col suo inconscio cosa vuol dire? Cercando di non farsi condizionare, ma dire, io mi trovo qui di fronte e sono chiamato a dare un'interpretazione. E posso anche dire, perché se io in un certo momento sento che non sto dicendo qualche cosa che non ha a che fare, che non è legata con questo fratello, con il mio prossimo, posso anche rispondere col silenzio, anche il silenzio è un'interpretazione. Se invece sento che do un qualche cosa di positivo alla persona, allora glielo dico. E non sto a pensare, ma io chi sono? Non sto a pensare al mio ruolo, non ho bisogno di avere una certificazione. E questo di Chirura Lev. Cioè, parto dal mio cuore, qual è la differenza tra Chirura Lev e ancora la Mashava? Il Chirura Lev è sostanzialmente un pensiero in cui mi chiedo, io dove sono qui? Però allora perché al panettiere... Cioè, il panettiere gliela canta male, mettiamola così, no? Esattamente. Gli avrei piccato. E gliela canta male perché il racconto del panettiere era legato già a un mondo diviso. Cioè, quello che ha visto erano i tre pani, no? Divisi. E la cosa interessante è che, non mi ricordo quale maestro, interpreta questo, cioè segue il punto di indicazione del tavolo e dice, sì, ma questo vuol dire qualcosa anche per chi interpreta. E racconto del panettiere, questi tre ceste di pane cosa rappresentano? I tre esili, cioè i tre situazioni, appunto di esilio in cui ha vissuto il popolo ebraico. Quindi lì c'era un messaggio anche per Yosef. Sì. Allora il discorso sostanzialmente è che se tu vuoi interpretare, parti allora a chiederti dove sono io, qui adesso, e quindi ti connetti col momento, e poi in realtà questo pensiero che utilizzo, che non è Mashava, ma ciò può essere un pensiero neutro, può essere un pensiero anche cattivo, crudele, può essere una shanara, può essere qualsiasi cosa, no? Una enara, qualsiasi cosa. E invece questo pensiero è veramente connesso con l'amore che provo verso la vita, è veramente un pensiero costruttivo o un pensiero distruttivo? Perché noi abbiamo tutte e due le cose, abbiamo l'Ezer Tov e l'Ezer. Allora dobbiamo prima connetterci e dire io sono qua, e devo aiutare questa persona, mi devo curare di questa persona, devo portare dalla malattia, devo portarlo alla guarigione, ma non sono io che guarisco. È Kadosh Baruch Hu, no? Shem Rofech. Dio è il tuo medico. E che il medico è semplicemente una persona che porta e indirizza la persona alla guarigione che è solo della persona stessa. E quindi ci si svuota connettendoti col tuo cuore, con i tuoi cuori, ma con la parte quale del cuore? Quella costruttiva e non quella distruttiva. Perché noi abbiamo appunto, non dobbiamo andare in giro come dice lo Shema, no? Quando diciamo non dobbiamo andare in giro intorno al secolo, non dobbiamo fare turismo, non dobbiamo fare tagliare il turista, velotatura, fare il barrendo, no? Dentro i vostri cuori, perché i nostri, con il cuore naturalmente c'è di tutto, però il cuore in sé è alla fine, è la base in cui anche la differenza, il bene e il male li puoi mescolare, li puoi indirizzare, possiamo farlo tutti. Adesso sembrava aver detto così, però alla fine no, potete. Quante volte vi sarà capitato di una persona amata, può capitare per chi ha figli, no? Magari il bambino fa una cosa e li si interpreta, li si tranquillizza appunto. Ma questo è quello che viene fatto quando c'è la tavata, no? Cioè io vado da tre ebrei, mi faccio anche tranquillizzare e mi faccio anche interpretare. E non è che devo andare da rabbino. Prendo tre ebrei qualsiasi. I primi tre che trovo, perché sono quelli giusti, sono quelli che sono arrivati a parte del mio sogno, loro. Perché comunque il
concetto che il sogno non è cattivo, è un messaggio. Un messaggio. È la tua vita, vuoi dire la vita è cattiva? Sì, se tu la vedi da molti punti di vista, la vita non solo è cattiva, è anche merdosa. Però, appunto, la merda è una produzione che viene da qualcosa di buono e poi dalla merda sappiamo. Cioè, concime che è diamante. Ti farò la domanda sua anche sull'interpretazione. C'è chi la chiamata non è proprio l'interpretazione. È una hai lancio in positivo di una parola di Vaticano. Ora noi abbiamo messo in evidenza i punti in comune. Sarà la tradizione italiana, come si chiama? Però è ovvio che il sistema interpretativo è differente. Psicanalisi dall'interpretazione scientifica, la tecnica, no? Per la tradizione ebraica, il sogno rivela qualcosa di molto più alto, no? Poi ci sono delle altre cose che sono state riprese anche nella psicanalisi. Stai vediamo, tu ti hai dato del Talmud, cioè quando dici partiamo un pezzo positiva, il condizionamento quindi è positivo.
altrimenti il legame può essere, e questo anche nelle coppie, esattamente la stessa cosa. Quando è che le coppie vanno in crisi? Quando o uno, tutti e due smettono di sognare. Cosa succede? Che quando si è fidanzatini, si hanno progetti, cose, costruzioni, si è assieme, allora si sogna, però non si costruisce, nonostante le differenze. Si arriva a una casa, ok, i figli, e poi arriva un certo momento in cui o l'uno o l'altro, tutti e due smettono di sognare. Cioè vivono la loro vita e poi sarà anche una vita comoda, agiata, di soddisfazione, in cui molti sogni sono stati realizzati, in cui la realizzazione si vede, ma in cui le persone smettono assolutamente di mettersi in una situazione visionaria di sogno. Cioè quando manca la visione del sogno, la relazione muore. Cioè deve essere appunto curata, cioè qualche cosa che è come il cuore che batte, deve continuare a fare, ci resta un'attività, contrazione, dilatazione. E solo in questa maniera che uno vive la crisi della vita, perché la vita è fatta di crisi e i progressi vengono fatti per progressi, per risoluzioni, per crisi. Ci sono i progressi, diciamo, riformati, da riforme, ma i grandi, grandi cambiamenti sono le rivoluzioni. Cioè il segreto delle rivoluzioni che funzionano sono il fatto che finché ci sono dei sognatori che vanno. E questo è successo anche per tutte le utopie della storia. Finché era un'utopia, era un sogno, ma quando hanno smesso, hanno detto, ragazzi, qui però dobbiamo gestire, questo qua ha cominciato a diventare tutti sanguinari. Siamo andati nella Tardemà, appunto, alla parola Tardemà, questo sonno soporifero in cui è caduto Abraham Avinu, no? E Adam Arishon. E viene dalla, diciamo, la parola Dan, sangue, cioè viene comunque da una situazione in cui, questo è interessante anche nella medicina cinese, si parla di un livello che è un livello molto istintivo, anche aggressivo, e qui torniamo ai sogni, e l'ultima cosa che vi posso dire interessante è tornando al discorso del sogno REM e non REM. E esiste quindi uno stato in cui noi esprimiamo anche aggressività, i nostri sogni esprimono anche aggressività, possono esprimere esattamente quello, le nostre emozioni. Questa è la parte, dal nefesh, la parte del Ruach, Ruach è un modo di dire spirito, ed è un altro livello della nostra anima, che è legato alle nostre emozioni. Poi c'è un livello ancora più alto che è la Neshama, che invece è legato alla capacità, quando noi sogniamo a quel livello, quindi noi possiamo fare dei sogni in cui ci sono scontri, aggressività, conflitti, e questo è il sogno REM di sogno. Quando le persone vengono svegliate e hanno, si descrivono i loro sogni durante la fase REM, sono sempre sogni dove ci sono situazioni conflittuali. Ed è classica situazione, sogni che sono molto interessanti dal punto di vista psicoterapeutico. Però c'è un livello superiore che è quello della Neshama, che invece è la nostra, diciamo, anima intellettiva. Okay? Ruach è quello del Ruach è lo spirito, okay, diciamo, legato alle emozioni. Il Nefesh è legato agli istinti, alle pulsioni animali, che hanno appunto il Nefesh, hanno anche gli altri mammiferi. E poi abbiamo Ruach, che è lo spirito, legato alle emozioni, all'emotività. La Neshama, che è legata all'intellettualità, alla sua capacità anche logica di affrontare. E il sogno a quel livello può essere, infatti capita anche questo, è un mezzo per aiutarsi a trovare una soluzione ai problemi. Cioè, tutti i sogni hanno, e qual è la formula del sogno che ci fa solo, e questo è molto interessante, perché quando una persona arriva e vuole fare una psicoterapia o comunque una terapia, comincia a parlare dei suoi problemi e dei conflitti che ha, se rimane a quel livello di conflitto, cioè molto dentro, non riesce a uscirne fuori, no? Quando noi magari siamo abbastanza bravi a dare consigli agli altri, però a noi stessi, cioè, cadiamo con delle patate cotte. Perché in realtà quello che manca, questo lo diceva Rabbi Nachman di Breslov, che è stato uno dei grandi rabbini chassidici esperto di storia, perché diceva, perché noi non trasformiamo in storia, cioè tutte le cose dobbiamo trasformare in storia. E quando infatti descriviamo magari un'altra persona sotto forma di storia, la nostra, magari parlando anche di altre persone, magari, e questo è anche il segreto di tanti letterati che hanno scritto magari romanzi, la loro storia, trasponendola e sublimandola, come si dice, attraverso una storia, ma quando trasformiamo la nostra vita, le nostre emozioni, i nostri problemi in una storia, nella storia c'è la soluzione. E la nostra storia, quali sono? I nostri sogni, cosa sono? Delle storie incredibili. Se noi ci ricordiamo certi sogni, ma noi siamo i romanzieri più fantasmagorici che possono esistere, perché quella nella storia lì dentro, in quel casino embrionale di tuorlo di robe in cui nulla si capisce, in cui succede di tutto, anche delle robe orribili che non vogliamo nemmeno descrivere, che succede sui sogni che abbiamo, di cui ci vergogniamo, in realtà
lì dentro c'è la soluzione del problema. E questi sono i sogni quindi che arrivano al livello della Neshama. E poi arrivano, c'è un livello ancora più alto, che è il livello della Chaya, dell'anima addirittura vitale, che appunto connette la nostra vita, ci aiuta a connettere la nostra vita con il nostro potenziale. Cioè i sogni ci descrivono veramente le potenzialità che ancora non abbiamo, non riusciamo, di cui non siamo consapevoli che possiamo invece raggiungere. Perché noi ci limitiamo al nostro ruolo, alle nostre cose, e quei sogni nascondono qualche cosa. E poi arrivano gli ultimi sogni, che sono i sogni della cosiddetta Yichida, che è l'anima unica divina che abbiamo, perché noi appunto proviamo da lì, che sono proprio i messaggi che a Kadosh Baruch Hu ci comanda direttamente. Ma tutti noi abbiamo accesso a questo. Però appunto ne siamo inconsapevoli perché dobbiamo lavorare su questa cosa. E i sogni non REM che avvengono nella fase non REM, si è stato visto questo appunto in ricerche di pochi anni fa, di 5 anni fa, sono dei sogni dove invece la persona sogna molto le interazioni sociali, cioè i rapporti di interazione sociale. Quindi i sogni non REM in realtà provengono da un'anima un pochino più, se vogliamo, più primitiva, più bassa, che è legata alla gestione dei conflitti e cercare di risolverli. La parte invece dei sogni non REM è legata invece alla condivisione e al gestire la vita sociale, la vita di relazione. È molto interessante perché un'ultima ricerca invece che vi dico per farvi vedere come in realtà quello che poi ci mostra la nostra tradizione e la Torah è qualcosa che pian piano viene scelto, più la scienza va avanti più si scoprono delle cose incredibili, su questa cosa appunto che del pitron, dell'andare dal dentro al fuori, no? Si è sempre creduto che i sogni siano una produzione comunque legata all'esperienza di una persona che poi rielabora dentro di sé, ok? E questo era Freud, anche questo era convinto di questo. Oppure anche di cose, questo Jung, di cose anche accumulate, diciamo, nelle generazioni cosiddette archetipi, dai miti, no? Che in qualche maniera fanno parte un po' della storia di tutta l'umanità. Però si è visto che ci sono invece delle forme di sogni che il sogno in sé come struttura, una sua struttura indipendente che non si capisce da dove venga. Pensate che hanno preso dei gruppi di sordomuti dalla nascita e di pazienti con paralisi, di persone con paralisi dalla nascita, quindi persone che non hanno mai camminato, persone che non hanno mai parlato né ascoltato parole, e hanno fatto appunto, li ha fatti sognare, messo in stato di addormentamento, e poi chiedevano, appena finiva la fase REM, svegliamo, cioè ok, descrivici il sogno. E pensate che nell'80% dei sogni fatti come media, fatti dai sordomuti, erano sogni in cui i sordomuti sognavano di parlare, sognavano di ascoltare, che ascoltavano comunque l'80% dei dati percettivi. Eppure non avevano e non sanno, eppure sognavano che stavano parlando, sognavano che stavano ascoltando dei suoni. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giorno sognano di questo? Sognano di quello in maniera inconsapevole. Perché? Perché la loro potenzialità è la parte legata appunto alla loro chaya, al potenziale che in realtà hanno. E che viene da dove? Dalla loro parte che è oltre, che non solo è sovrarazionale, quindi l'inconscio, possiamo chiamarlo sovrarazionale, ma anche sovrafisica, metafisica, quello che volete. Stessa cosa i paralitici. Più o meno in media l'80% sognavano di camminare, di muovere l'arto che magari non avevano mai mosso. E questo ci dice che veramente la potenzialità non soltanto di quello che possiamo esprimere, ma cioè noi siamo qualche cosa che veramente noi non sappiamo niente di noi stessi, cioè noi veramente viviamo nel buio, ed è quello che ci dice appunto questo momento dell'anno che viviamo, siamo nel buio, quindi dobbiamo riferirci a quelle piccole luci, ma quelle piccole luci appunto come si dice, basta una piccola luce per battere il buio più fitto, no? Una candelina e già abbiamo la luce, e può essere un buio fittissimo, ma basta questo, e noi dobbiamo coltivare questa nostra piccola luce, perché è una luce che ha potenzialità incredibili. Anche se ci pensiamo, cioè il cervello, noi conosciamo una piccolissima percentuale del cervello. Non so, esatto. Oppure noi pensiamo ancora che stiamo pensando col cervello, in realtà pensiamo con i nostri organi, con l'intestino, pensate dal punto di vista della materia, che noi diamo anche, pensiamo che sia il cervello che proprio, perché poi nelle neuroscienze ancora i scienziati mediamente passano, perché è un dogma. D'altronde noi possiamo anche concepire la cellula, che cos'è? La cellula ha il DNA dentro, no? Che tutta l'informazione della cellula, che è anche l'informazione potenziale di tutto il corpo. E noi possiamo benissimo concepire la cellula come della memoria, il DNA, che è costruito della materia intorno.
non come la materia che costruisce la memoria e che permette la memoria. E probabilmente è esattamente così. Anche i fisici, poi alla fine, quelli che poi si occupano di materia nel senso più... nel momento in cui hanno cominciato a parlare di probabilità, anche di spazio-tempo, di relatività, hanno cominciato a capire che tutto sommato l'universo appunto è una forma di coscienza universale, che poi produce materia, su cui noi vediamo materia, ma in realtà tutto semè è movimento, il movimento crea materia, il movimento viene comunque da un qualche cosa che decide, da un atomo, che da un elettrone che nella nuvola della probabilità delle varie posizioni che può essere decide di essere in una posizione e non in un'altra. Cioè, anche l'atomo ha, per quanto minima, una sua libertà di scelta di essere o qui o lì di essere lì, o forse qualcuno lo guida dall'atomo, in realtà, perché l'atomo suo gemello, oppure in un attimo dopo è già da un'altra parte. E così lo è. O forse non lo guida dall'atomo, ma è nell'attimo. Esatto, e vai a scavare, 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 e vai alla fine, no, nel ritorni. Dall'infinitamente piccolo arriva all'infinitamente grande. Non ci resta che andare a sognare. Ma ah, perché non stiamo sognando adesso? Pieno. Addio, stai, si sogna. Si sogna. Si sogna meglio. Grazie. Quindi allora quando dormite cominciate a sognare già, non aspettate di addormentarvi. Ma io ho un'altra domanda. Anch'io. Abbiamo detto che il sogno è forse una delle cose più intime e personali. E quindi dovrebbe avere una funzione, cioè riconnettendomi, dovrebbe avere una funzione poi nella mia vita. E è possibile che una persona faccia un sogno? Cioè, è possibile concepire una cosa così intima in una funzione diversa? Cioè, faccio un sogno che però può contenere un messaggio non solo per chi lo sta interpretando, ma anche per uno o addirittura più soggetti terzi. Assolutamente. Cioè, questo è della Torah. Noi abbiamo i 10 sogni che non casualmente sono concentrati in 3 parashot praticamente. Cioè, praticamente tutti i sogni della Torah fondamentali sono tutti 10, mi sembra siano tutti 10. E quello che si dice è che le azioni dei nostri padri sono un segno per i figli, no? Per noi che siamo i figli, cioè noi studiamo tutto ciò che è successo ai nostri padri perché siamo noi, cioè qualcosa da dire a noi, e quello è il loro sogno. E stessa cosa, i figli ci raccontano i loro sogni, le persone, gli amici ci raccontano i nostri sogni, e il fatto che tu leggi un libro dove c'è un sogno è... Se sei lì è il tuo sogno, è parte del tuo sogno, quindi anche tu hai una parte in questo. Tutto ciò che è la tua esperienza interiore è sogno. E quindi anche il fatto casualmente di aprire un libro e di leggere un sogno descritto da qualcuno lì e di perderti qualcosa, poi tu ci puoi passare, esattamente come quando sogni, puoi anche scordarti, perché comunque non importa, hai sempre un'uscita di sicurezza, cioè non è che hai perso il sogno. No, l'essenziale è che ti connetti sempre col sogno successivo, che anche quando hai fallito in qualche cosa, quando non riesci a comunicare con qualcuno con cui vuoi bene, beh, cerca di sognare un altro modo di farlo. Se no è logico che fallisci. Oppure fai sempre lo stesso sogno. No, non funziona, non funziona. Cambiare, uno deve anche cambiare i propri sogni. C'è un obbligo, addirittura, se no è harakiri, appunto, non è chirurgo, è suicidio. No, io vorrei capire meglio il legame tra il sogno sveglio, quando siamo svegli, e il sogno quando siamo addormentati. Tu pensa che noi passiamo più o meno, c'è chi dice un quinto, un decimo, comunque della nostra vita normale, da svegli, in cui siamo in uno stato di coscienza alterato, quasi da sogno. Cioè, quello che è, noi abbiamo la cosiddetta coscienza soggettiva del tempo, spesso vediamo che il tempo vola, no? Oppure si rallenta, eccetera. Perché? Perché il nostro stato di coscienza è alterato, in realtà siamo in un piano che non è un piano, chiamiamolo di realtà concreta.
e ci accorgiamo. Quindi questa sorta di consapevolezza e inconsapevolezza, in realtà, anche l'essere inconsapevole, perché i piani si... come ci sono invece dei sogni e siamo profondamente addormentati che poi ci colpiscono al cuore, cioè ci colpiscono proprio nel cuore. Diciamo che quindi alla fine non c'è una grossa differenza, nel senso che come c'è una frase molto bella dei diari di Kafka, Kafka diceva: chi cerca non trova, ma chi non cerca viene sempre trovato. Cioè, tu puoi anche, appunto, il tuo sogno, perché funziona? Perché è un sogno che in realtà non si realizzerà mai, però ti permette di realizzare altri sogni. Perché non puoi, già nel momento in cui concepisci un sogno, lo stai già fissando, quindi lo stai già svilendo. Però quel fissare, andare sul sogno, sul cambiamento di questo sogno, ti porta a qualche parte. Se non sogni, il sogno ti viene a trovare, come è venuto a trovare Jacob, come è venuto a trovare anche Yosef. E ti porta da qualche parte, tu devi seguire il tuo sogno, anche se non lo capisci, non lo devi capire, o non lo devi interpretare totalmente, anche se non lo interpreti, vai giù in Mizraim, comunque poi alla fine diventi poi il secondo uomo più potente della terra, da schiavo. Cioè, se vediamo Yosef, anche solo nella sua dimensione individuale, lui attraverso il suo sogno prima di tutto, senza, non l'interpretazione dei sogni, prima sognando con i fratelli, perché se non avessero venduto, se non ci fosse stato tutto quello, non ci sarebbe stato. Quindi, attraverso il sogno e poi attraverso la sua interpretazione, lui da pischello adolescente, arrogantino, a schiavo, è diventato il secondo uomo più potente della terra. E per capire meglio, cioè, basta anche fare un percorso di psicoterapia e parlarne e vedi che capisci il perché di tanti tuoi sogni, perché impari a connetterti con te stessa e a capire diciamo le tue paure, le tue ansie, i tuoi bisogni, e basta diciamo ascoltare se stessi nel profondo e avere magari inizialmente una guida che non sembra che è la relazione che fa. Poi comunque qualsiasi forma di psicoterapia è la relazione col terapeuta, poi ci sono delle terapie che anche si basano più sulla relazione, altre meno, o sull'interpretazione, dei sogni delle libere associazioni del paziente, cioè di quello che viene senza, in maniera inconsapevole, che parole, che cosa suscita. Io generalmente quando una persona mi racconta un sogno, io magari fisso su un elemento, cioè questo elemento, che cosa connette questo elemento, a che cosa io leggo, e alla fine è quella una via, ma quella è una strada, cioè possono essere mille altre naturalmente, però perché tutto alla fine è connesso con tutto, ci si arriva. E se tu nel momento in cui sogni dici questa non è una roba casuale, già stai dicendo vivo in un progetto di Akadosh Baruch Hu. Cioè se questa cosa mi è arrivata posso anche fregarmi, anche posso considerare come noi possiamo svilire la nostra vita, poi possiamo dire siamo stati creati per un qualche cosa, ognuno di noi è speciale, qui per una missione, per conto di Dio, come si dice nel Blues Brothers, no? Siamo qui per conto di Dio.